God Save the Wine, finalmente a Roma, e siamo qui con Andrea Costantini che ci presenta stasera, ci ha servito questi vini che ormai a Roma sono fra i vini siciliani più famosi, nei ristoranti stellati, nei posti più fighi si trova sempre i vini di Cosumano, che effettivamente hanno la capacità di interpretare il territorio e di anche andare un po' incontro a quelli che sono i gusti del pubblico, no? Questa via di mezzo molto difficile da trovare, che ecco, in un vino come questo Chamalis, che è nuovo, giusto, uscito di recente, secondo me è veramente esemplare per questo. Andrea, l'abbinamento, così ci racconti cos'è lo Chamalis e cos'è il suo abbinamento ideale. Assolutamente, allora lo Chamalis è un grillo 100%, è un vino che fa solamente acciaio, è un vino di pronta beva, molto fresco, con una bella vena di acidità, e l'abbinamento ideale lo pensiamo con dei piatti della tradizione siciliana, logicamente, come potrebbero essere una pasta con le cozze, una pasta con le sarde, del finocchietto, una mollica di pane e finocchietto. Muddica. È l'ideale, no? È incredibile. Che è un piatto insidioso, perché il finocchietto a volte può coprire il vino, invece questo qui ha una... Sì, assolutamente molto... sì. È un abbinamento molto interessante, lo possiamo fare anche con una tartare di fassona, con un crudo di carne, se non vogliamo abbinarlo con del pesce. Il grillo, ricordiamo che al di là dell'aromaticità, molto interessante, a metà fra qualche componente tiolica che può ricordare il Sauvignon, sono due cloni di grillo, e l'altro un po' più fruttato e roccioso, lo Chamalis si li unisce e gli dà questa sensazione che veramente anche sulla carne cruda gli fa un po' da condimento, un po' da spalla, e non è facile trovare un bianco da battuto, e quindi invece rosso, comunque siamo in Sicilia, ecco. Faccio assaggiare questo, che è il di Sueri, è un nero d'avola in purezza. Questo anche è un vino pensato per la pronta beva, un vino che fa solamente acciaio, vino molto fresco, e questo lo abbiniamo a una tartare di tonno, sempre rimanendo in Sicilia. Con un po' di cumino, con un po' la nota un po' scottata, quello fatto tipo un po' di bistecca, no? Aspetta, con ne ho assaggiato. Scottato! Leggermente scottato. Rimane cotto su fuori e rosa dentro, con una, il semino che si mette sesamo sopra, no? Si fa una tostatura con il sesamo, ma secondo me anche il tonno al naturale, con un filo d'olio siciliano sarebbe il massimo. Stasera si può avere tutto, siamo a Roma, siamo alla capitale, c'è tutto il meglio del mondo, non solo dell'impero romano ma un po' del mondo stasera, quindi sogniamo e andiamo in giro a cercare questo tonno, sicuramente nel buffet lo troveremo da Fulvio Perangeli, non ci deludere. Non ci lascerà a bocca asciutta, assolutamente. Grazie a voi, buon proseguimento.